Non so se è chiaro quanto pesa il palco di più. Aiuto! Allora gli ho detto: Cristina, guarda che ti farò un'intervista. Posso sapere quali sono le domande che non ti devo fare? Floriana, guarda, sai che cosa mi puoi chiedere? Qual è il mio colore preferito? Eh no! Non te la puoi cavare così! Ragazzi, ci avete una domanda di quelle un po' piccanti, qualcosa che vi piacerebbe sapere, se no gliele faccio io. Guarda, questo ragazzo qua che lo vedo con quell'occhio che guarda, cosa stai cercando? Emilio, ragazzo che sta, ecco, questo ragazzo che fa questo. No, lui mica, lui? Un altro sposato, sono in quattro, no? Via. Guarda, lì ci sono due uomini da soli sul tavolo. Sì. Butta la sigaretta perché il fumo te l'ha detto Martufello, che insomma avrai delle prestazioni. Oh, beh, mi metto seduto. Vai, allora, come ti chiami e fai una domanda a Cristina? Vai. Ma io non so che domandargli. Amo, dai, cioè, sei partito dalla cavazza e ti è venuto con pulmino, dai! Dai! Una domanda semplice, qualsiasi, così via. Dai. Una che ti viene dal cuore, la prima cosa che ti viene da domandare: sono vere le tue tette? Dai, cominciamo! Però falla bene, qua sì, sono tu, vere tu le devi stare al gioco, sì. Io sto al gioco, sono qua! Aspetta, oh, ce l'ho lui, ecco, vai. Che taglia porti di Reggiseno? Oh! Domanda originale, tra l'altro. La quinta. Laggiù non hanno capito, dillo meglio. No, vabbè, ma sì. La quinta. Ok, fatto, detto. Allora, noi abbiamo saputo voci di corridoio che te lo sei ridotto stasera, prima che taglia ci avevi. No, avevo la sesta, però non l'ho ridotto, è che sono dimagrita tutta e sono dimagrita anche lì purtroppo. Ah, non è che l'hai ingrandito e poi ridotto, no? No. Allora, avevo... Attenzione che quando inizio a parlare finisce domani mattina, però... Allora, vabbè, ma si sa, avevo la quarta, ho fatto la sesta, poi adesso sono dimagrita e sono alla quinta. Una mia di me, applauso per questa dinamica, ragazzi, importante. Vai, Flori. Cioè, praticamente sei fidanzata con un chirurgo plastico, ti domando, perché come fai, scusa, facci capire a noi, come si fa? L'ho fatto una volta, sola. Io volevo sapere. Ma dai, ma chi se ne frega, no? Ok, quindi delle tette di Cristina Del Basso non ce ne frega niente, vero? Sì. Vedi, gli frega, vedi. E lei non vuole parlare dell'amore, no?